Salve a tutti e benvenuti ad una nuova serie sul mio canale, la serie su New Super Mario Bros. 2 si chiama questo gioco? Allora, parliamone. Intanto perché ho fatto questa serie? Perché sto cominciando questa serie? Perché avevo voglia di giocare a questo gioco, lo ammetto. E quindi ho detto, ma ci faccio la serie sopra? Ma sì, perché tanto non sapevo su cosa fare la serie in questo gioco, cioè in questo periodo. E poi perché? Perché sto facendo tutta serie i ranking su Mario Kart Wii, quindi vabbè, siamo a tema Mario, quindi va bene. Quindi si fanno le cose, quindi niente, questa serie. Mi raccomando, mettete i like e condividete per dimostrarmi quanto amate questa nuova serie, quanto la amate, già lo so. Questo gioco è il capitolo per 3DS, è uno dei capitoli. Credo di averlo finito solo una volta. I giochi di Mario li ho finiti tutti più volte. Questo no. Ed è un gioco fissato con le monete. Un secondo però devo abbassare il volume, altrimenti io impazzisco. Ok. È un gioco fissato con le monete. Ci sono un sacco di cose riguardanti le monete che... Vabbè. Secondo, c'era una pianta prima, vero? Che non ho preso. Un secondo, mi sembra che ci sia una pianta nascosta da qualche parte. Lo ricordo, ripeto, poco questo gioco. Ah! Quindi potrei fare degli errori. Soprattutto andando più avanti. Ecco, qui credo ci sia una pianta da qualche parte. Infatti, ricordavo. Ma non c'è niente di che, vero? Una vita. Ci saranno talmente tante vite, talmente tante monete in questo gioco che... Vabbè. Si farà prima a mangiare... La Meronda. Comunque, come state, friends? E anche non friends, quelli antipaticissimi. Come state? Ah, vero, qui c'è qualcosa. No! No! No, non posso più scendere, ma credo non ci fosse niente di importante perché ricordo dove sia la terza stella e non era lì. Vabbè, se devo fare tutto, divento pazzo. Ecco, infatti, ricordo che fosse qui l'ultima stella. Qui bisogna core race. Sì. Ricordo però che questo gioco non sia semplice come Mario Kart. No, come Mario Kart. Come Super Mario. New Super Mario Bros. DS. Non si chiamava quello per DS, una cosa del genere. New Super Mario. Qualcosa. O semplicemente New Super Mario Bros. Forse c'erano problemi con l'audio perché c'era il ventilatore acceso. Non me ne ero reso conto perché. Fa poco rumore, però magari nel video si sente tanto. Allora, questo livello lo ricordo molto meno. Ah, monetine, sì. Non credo ci fosse nulla di importante in questo livello, diciamolo. Pow pow, vabbè. Se era solo un po', avrei detto solo un vabbè. Ma siccome erano due, vabbè. Ah, quanto sono spiritoso, mettete like. Allora, pow. Io tengo che... Distruggere i Pow! Tutti! Tutti! No, sono stupido. Però in questo gioco, come sul capitolo per DS, si può fare così. Si prende il Fluor. E tutto è più bello. Comunque, prima stella presa, non ho idea di dove siano le altre due, ma qui ce n'è un'altra. E anche qua devo correre. Presumos. Ah, toglietevi! Sì, ce l'ho fatta. Seconda stella presa, me ne manca una. Evviva! Evviva. Non è una cosa così sensazionale. Però ricordo che in questo gioco, tipo, ci sia un castello super difficile. Cioè, in questo gioco, in questo primo mondo. Ma magari mi sbaglio. Ah sì, però c'erano queste cose col fuoco. Cioè, potevo ottenere dei potenziamenti. E allora ricordo, credo, dove fosse l'ultima stella. Devo prendere il fungo gigante. Sì, bellissimo. Spaccare tutto perché la stella si prendeva in questo modo, vero? Sì, lo sapevo. Cioè, ricordavo questa cosa. Stranamente. Aviana, la memoria di ferro. Ma non lo sa. E se ne va a Parigi. Quest'ultima informazione non era necessaria. Posso fare così? Ah, c'è una vita! Io volevo solo distruggere i Koopa. I Koopa Troopa. Ti togli? No!
Va bene, non importa, non importa. Non so quanti livelli farò per video. Credo. Quando ho fatto le live su. New Super Mario Bros. Wii. Facevo più o meno due mondi per. Due mondi per live. Però le live erano di 2 ore più o meno. Quindi. Ci sta. Vediamo se ce la faccio. Faccio un mondo per video. Intanto vado nel funghetto per prendere qualche potenziamento bellino. No, perché sto salvando? Vabbè. Non importa. Non volevo salvare. E nessuno potrà giudicarmi. Non vi permettete di giudicarmi. Mi dà fiore, fungo, fiore. Io prendo un fiore, me ne vado. Anche se credo che in questo livello ci sia l'altro potenziamento. In questo gioco ce ne sono solo due, credo. Potenziamenti. Ho tre con il fungo piccolo. Boh, ricordi molto scostanti. E il potenziamento è Mario Tanuki. Un potenziamento amato dai bambini, desiderato dalle folle. No, no! Cominciamo male. Perché bisogna salire lì sopra. E se io non riesco ad affrontare neanche un Goomba, sono messo male. Ecco, perché con questo si può volare per un po'. Bellissimo. Non ci posso credere, non ci posso credere. Devo andare da questa parte. Oddio, qua dove sono le monete stella? Credo siano tutte in alto. No! Non è forte come Mario Elica o come Mario Ghionda. O Ghionza, scusate, Ghionza è meglio. Ah, lì c'era qualcosa. Quindi devo salire sopra. Ecco, c'è anche il cartellino che me lo indica. E basta, Koopa, ti levi. Ma ti levi? Vediamo se questa era la prima stella. Ti prego, sì, la prima stella. Sì! E lì c'era ancora qualcosa. Però qui c'è la metà livello, quindi. Questo livello lo ricordo un po' di più, non le stelle, il livello in sé, perché per prendere Mario Tanuki quando serviva andavo sempre qui. Che inventiva. Assurdo pensarci. Però sì, è il primo livello in cui c'è la foglia di Mario Tanuki. Quindi è più bello e più semplice, devo volare, lo so. Ed è la seconda stella, benissimo. Finora tutte le stelle prese, tutte le stelle. Lì c'è un'altra. E con Mario, con la coda di Mario Tanuki. Ma non c'era nel film Mario Tanuki, vero? Il film di Super Mario? No, credo ci fosse solo Mario Gatto. Oltre a Mario normale. Anche il fiore di fuoco l'ha preso? Buh. Ho già dimenticato il film quanto faccio schifo. Non posso aprire per il momento questo, ma credo se è come New Super Mario Bros. Wii bisogna aprire tutti questi portali e entrare in tutte le cose per completare al 1000x1000. Ovviamente questa serie sarà al 1000x1000 per 2000 per 3005. Che satisfaction, che satisfaction. Allora, ancora la foglia. Posso dire, è bello quando c'è la foglia perché è un potere più bello del fiore di fuoco, però potrebbe voler dire che bisogna volare in qualche punto per trovare le stelle e questo mi mette un po' d'ansia. Quindi, don't be satisfaction. C'era la canzone Satisfaction, vero? Monete rosse. Per chi non lo sapesse, se si prendono tutte le monetine entro un limite di tempo si ottiene un oggetto oppure una vita. Io lo spiego, magari qualcuno qui è nuovo e dice: Oh, Fionzo, ma non hai spiegato Onzo. Come funzionano Onzo? Le monetine rosse Onzo. Allora, dov'era? Ricordo che qui c'era una stella difficile. Era qui, bisognava salire sopra? No, non credo che fosse qui. Però qui si poteva andare a destra, credo. Vediamo. Stavo per morire. Sì, infatti si poteva andare di qui. E scopro che c'è. Ah, un'uscita segreta? La prima uscita segreta trovata. Non ho preso la vita, vabbè. Ok, cercavo la seconda stella. Ma va bene, ma va bene. E questo porta il cannone?
C'erano i cannoni in questo gioco. Sì, infatti, porta il cannone. Vabbè, ci andremo dopo, però. Devo trovare la seconda moneta stella, che non so dove sia. Tu lo sai dove sia? Dimmelo! Dimmelo subito! Che bello, in live veramente le persone mi dicevano dove si trovano le stelle, quando ero disperato che non riuscivo a trovarle. Poi alcuni inventavano e mi facevano perdere più tempo che altro, però. Era comunque bello il senso della comunità. A proposito, se mi seguite solo su YouTube, andate a seguirmi anche su TikTok, anche su gli altri social che ci sono. Qua si può entrare, vero? Aspetta, sì, mi sembra che la stella sia qui sopra. No, bisognava salire sopra. Tipo, ecco, infatti. E qui c'è la stella, lo sapevo. No, dai, prendila! Ci posso credere. Si può uscire? Torna alla mappa. Dai! Che schifo. Devo riprovare, va bene. Non faccio neanche il taglio perché, vabbè, ci vogliono pochi secondi a tornare lì. È solo da fastidio l'ingiustizia che ho subito. Io mi ribello contro la società, mi ribello contro tutto. Distruggerò il mondo. Andrò in malora. No. Questo è brutto. Cioè, avevo ricordato come si otteneva la stella segreta Superpower. Che ricordo che io non riuscivo a trovare. Per questo l'ho ricordato. Perché non riuscivo a trovarla in nessun modo. L'ho cercata per non so quanto tempo. Vediamo se faccio così. Ok, molto più veloce. Seconda stella presa. E quindi quando l'ho trovata, poi veramente l'ho presa. È stato un momento di puro delirio dei sensi. 5. Allora, devo solo sconfiggere il mini boss che non riesco. C'erano i rinoceronti qui come mini boss? Se è così, che schifo. Erano un mini boss orribile, facilissimo. Poi non capisco. Vediamo se sono loro. Sì, infatti. Ok, ricordo un po' più di quanto ricordassi in questo gioco. Ma perché i rinoceronti? Da dove vengono? Chi sono? Quando sono stati dei nemici? Ma no, mi sembra ci siano anche in altri giochi, però. Si ripresentano con molta poca frequenza. Morden, tra poco arrivo da te! Allora, nel cannone ci vado alla fine del video. Non so da quanto tempo sto registrando, ma non credo troppo. I really don't think so. Mondo 1-4. Sui funghi. Vabbè, quel blocco serve non tanto. Addirittura una moneta stella così facile. Sì, è proprio lì. Visto quando vi dicevo tante cose legate alle monete. Dovevo girarlo, tirarlo dall'altra parte. Comunque, tante cose riguardo alle monete era questo, ovvero anche i cerchi dorati che ci fanno ottenere monete. Ma veramente a qualcuno piace così tanto prendere le monete? Perché hanno fatto questa cosa? Per me è una cosa di Super Mario che dimentico addirittura che ci sia. Cioè, non che sia una cosa brutta, però non penso continuamente, oddio, ci sono le monete su Super Mario, che bello! Semplicemente una cosa che esiste, si accetta. Si va avanti e prendila questa, anche se non serve a niente. Prendiamo questo Koopa che sicuramente è simpatico e sa fare molto bene i muffins. Prendiamo questa moneta che sicuramente mi darà una vita. E infatti. Avian, predice il futuro. C'è una pianta? Sì, quando è così c'è sempre una pianta. La pianta che sale, la pianta che scende. E per caso qui c'è un'altra moneta stella per me? Fa che sia così, fa che sia così. Gioco, ti prego, gioco. Non mi deludere. E non mi ha deluso. 3 monete stella presa. Bello questo livello semplice. Dritto al punto. Conciso. Amputante.
Non sapevo che dire, si è capito. No! Ho perso la tanuki per questo stupido cerchio dorato di cui non frega nessuno. Va bene, one up, va bene. Si accettano le vite in più. Se non sbaglio non c'era neanche il limite delle 99 vite come in altri giochi. Uffa, però era bello su Mario... nel Super Mario Bros. Wii che si toglieva il cappello a 99 vite. Qui mi sembra che non succeda. No, credo mi abbiate detto durante le live su New Super Mario Bros. Wii che succede solo su New Super Mario Bros. Wii. Prendiamo qualche vita perché non ne ho abbastanza. Vabbè, 17 dai, non sono troppe. Non ricordo minimamente i minigiochi però. Ok, cosa devo fare? Ok. Devo dare i pugni alle vite, ma a chi è venuto in mente? Ok. Mi va bene, ne ho prese quante? 4, va bene, dai. È più semplice dei minigiochi di New Super Mario Bros. Wii. Questo è un bene? No! Quel gioco è perfetto. Scusate, sono un po' cieco. Quando si tratta di queste cose, guardate, non capisco più niente. Salvataggio effettuato, vai. Mondo 1A. 21 vite. No, i livelli tutti tubi li odio perché non si capisce dove bisogna entrare. O dove no. Qui c'è qualcosa. Ah, il fiore, vabbè. Di solito tendo a prendere l'arma consigliata dal livello, quindi va bene. Ok, non ho memoria di nessun tipo di questo livello, però qui bisogna scendere, è chiaro. E c'è una stella! Seconda stella a destra! Presa! In giro! Allora. Ah, qui posso buttare il Koopa. Sono geniale, non c'è bisogno che me lo diciate perché è così ovvio che faccio spaventare le padelle. Ma ci sono solo monete. Ma basta con queste monete, ma chi se ne frega? Niente. Andiamo, perché non voglio stare ad assistere alla raccolta delle monete. C'era qualcosa sotto, palesissimo. Palesissimo 5, ok. Non si poteva entrare in quel tubo, vero? Non credo. No, se anche qui è solo per le monete, io giuro che faccio una strage. Giuro che è veramente picco. Picchio, stavolta picchio proprio. No, Koopa, Koopa, fatti prendere. Fatti puendewe. Però ho detto fissati con le monete. Tutti stavano qui a chiedersi, oddio, quando faranno un gioco in cui ci daranno tantissime monete. Che magari a voi interessa, ma a me no. Non posso parlare per tutti, vero? Devo andare a prendere la metà livello. Perché non voglio rifare tutto. Se muoio, io muoio. Non c'è niente. Non c'è niente, visto? Viene la voglia di controllare in tutti i tubi. No, c'è il coso volante. Torna qui. La vita, vabbè. Papà, papà. Voglio sapere se qualcuno riesce a fare game over in questo gioco. Credo che non sia semplice. Con tutte le vite che ci danno, con tutte le monete, con tutte le storie nuove. Mai viste prima. Sì, lo so, avevo già provato a entrare in quei cosi, però. Prendilo, uffa. Ok. Moneta. È la seconda, vero? Sì, meno male. Qui si può entrare? No. Qui si può entrare? Sì. Veramente sì. E c'è il coso d'oro. Ma basta. Ci sono, c'è la moneta stella qui? No, non c'è niente. Qui sopra c'è qualcosa? Non credo. No, non credo. E allora? Dove tengo che andare? Qui non si può entrare. Qui? Nemmeno. Qui c'è qualcosa? Moneta stella.
qui c'era. Ah, quindi si può entrare qua. Ok. Fortuna. Fortuna che non so neanche come sia successa, perché in genere sono sfigato da morire. Meno male, sarei stato a cercare per ore e ore e ore e ore. Vabbè, comunque però avevo capito che ci fosse qualcosa, perché stavo dicendo qui c'è modo di entrare e stavo facendo il salto per capire, invece tutto è andato bene. 2000 punti! It's Mario time. Nessuno lo aveva messo in dubbio. No, questo era il livello speciale. Molto speciale. Facciamo il livello 1-5, il livello normale. Sarà sott'acqua 2. Se c'è una cosa che nessuno ama, sono i livelli sott'acqua. E dai, ditelo. Non fate tutti quelli... Sì, Avion, sono i miei preferiti. Non vi credo. A nessuno piacciono i livelli sott'acqua. No, vabbè, scherzo. Se vi piacciono, liberi di farveli piacere, ma vi considero pazzi. Semplicemente sappiatelo. Anzi, sapevatelo, come dicono su internet. No, togliti, stupido gigante pesce smack. Chip chip pesce. Palesissimo che qui si possa entrare. Palesissimo. Mai vista cosa più palese di questa. Ta ta ta. C'è qualcosa sotto? La stella. Ah, ah, non mi uccidere. Seconda moneta stella presa. Pam pam. Non vedo l'ora che esca Super Mario Wonder. Non ne posso più di Mario Maker, in cui i livelli sono impossibili tutto il tempo e non c'è niente di divertente. Per me, l'unica cosa bella di Mario Maker per me è fare i livelli, non giocarli. Però mi diverto a guardare le persone che ci giocano. Non lo so, a voi piace Mario Makers? Ci ho anche fatto una live tempo fa. Ma non è un gioco che io apprezzo, lo devo dire. Magari trovo il fiore dorato. Ah, non c'è nemmeno. Il fiore dorato è un'esclusiva di questo gioco, se non sbaglio. Ed è Stroppos Powers. Stroppos Powers. Questa stella non serviva a niente. Vabbè, l'ho trovata nel coso casuale, quindi ci sto. Qui c'è qualcosa. La stella. Ok. Meno male che controllo sempre tutto. Ah, togliti. Vabbè, la P fa spuntare monetine. Non credo ci sia un'uscita segreta in questo livello. Beh, infatti le monetine. Non mi interessano. In questo gioco le monete blu valgono 2 o 1. Non ho guardato. Ci sono giochi dove le monete blu valgono addirittura 5 monete, credo. Cioè, una moneta blu vale 5 monete. Ok, livello corto, breve, bello. Livelli sott'acqua così li accetto. Ma di sicuro ce ne saranno di più complicati. Dico di sicuro perché non ricordo. Magari sono tutti bellissimi, non lo so. Ok, manca solo il castello e poi il cannone. Castello di Bowser's, dove i mostri si annidano. Ma è Morton. Credo sia Morton quel coso. O è Roy. Confondo sempre Morton e Roy tra i Bowserottis. Ah. Spero non sia difficile trovare le monete stella, altrimenti piango. No! Ah! Visto, ho già una lacrima sul viso. Trovo un'altra foglia? No! Che delusione! Ah, va, voglio vedere se c'è qualcosa. Ah, c'era qualcosa! Ah, va. Quanti blocchi nascosti ci sono? Ok, e qui c'è un'altra foglia tanuki. Sì, e posso volare? Non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire. E non sono morto. Avian non fa mai quello che non vuole. Quindi non voglio non trovare l'altra moneta stella. La canzoncina ha detto che non succede mai, quindi per forza la troverò. Ah, si può salire lì sopra. Non mi freghi, gioco, c'è qualche blocco nascosto? Sì. Ah, monetine e basta. Odio quando fanno questi passaggi segreti complicati da raggiungere e poi ci mettono una monetina. Vabbè, delle monetine, non una, ma insomma. Lì si può salire pure, però qui c'è l'altra moneta stella. Non credo sia importante.
poi magari ditemelo se sto dimenticando qualche uscita segreta, qualche cosa, e magari ci torno nei prossimi video. Non so se nel prossimo, ma nei prossimi. Allora, scontro con... Forse Roy, questo rosa. Forse Morton è quello... tipo mucca. Cioè, vabbè, marroncino. Ok, fa la carica e si restringono i muri, vabbè. Vabbè, insomma. Mi stai dicendo che è fattibile, gioco. Fa il salto? No, spara. Poi fa la carica, ok. Abbastanza semplici. Ce la faccio a fare da una parte all'altra? Sì. Così un po' ti piace vincere. Fa... Cile, perché non l'ho preso? Papparapapapapapa. Dai, prendi la chiave. Completato. Quanto sono bravo. Oddio, non era difficile, dai, diciamolo. Diciamolo che era molto fattibile. E questo è Iggy. Può essere Iggy? Oddio. Dovrebbe essere Iggy, non Lemmy, non... non l'altro. Si è capito con l'altro cosa voglio dire. No, non voglio salvare perché dobbiamo andare a fare il cannone. Il livello cannone. Beh, non sto prendendo le vite, ma... vabbè. Ok. 3, 2, 1 addirittura. Ah, ma devo proprio... non pensavo dovessi... effettivamente completare il livello cannone. Cioè, negli altri Super Mario è sempre stato... ah! Semplicemente un cannone che ti portava in giro. Cioè, che ti faceva volare da una parte all'altra. Non erano dei livelli. Ah, va bene. Abbastanza semplice. Questo è Lemmy. Larry. Che poi ci sono sia Lemmy che Larry, giusto? Oddio, basta, non ne capisco niente. Salvo. Cominceremo dai livelli delle piramidi del mondo 2 nel prossimo video. Allora, se siete arrivati fin qui, mi raccomando, dite la parola... la parola palma per farmi capire che siete arrivati fino a questo momento del video. Lasciate like, condividete con tutti. Condividete con tutti, soprattutto con i vostri amici Gyonza. And... niente, commentate, ditemi le vostre impressioni, siate persone felici e ci vediamo nel prossimo video. Bye!